Eccoci qua, ben trovati. Oggi la musica ci porta da un giovanissimo cantautore, è con noi Daniel P. Oh, che piacere. Ciao Daniel. Ciao a tutti quanti gli ascoltatori, ciao Furio, ciao You Music a tutti quanti. Grazie mille. Senti Daniel, allora andiamo subito a conoscere il tuo brano. 25 gennaio. Che è successo il 25 gennaio? Beh, molto, molto banalmente è il giorno in cui sono nato, però Oh. io non faccio tanto riferimento al concetto della nascita, inteso, cioè non è un brano che parla di me, è un brano che parla come si reagisce a determinate situazioni, a determinati eventi. Io l'ho dedicato ad una persona a me cara che non c'è più già da 11 anni circa, e ricordo lei, questa persona la ricordo associata proprio al giorno del mio compleanno, per una serie di fattori. No, capito. Senti, quando scrivi, no? In questo caso hai dichiarato come è venuta fuori la tua canzone, ma quando scrivi, ci pensi, ti viene di getto, ti svegli di notte, fermi gli appunti, che succede? Allora, in realtà io parto molto da un concetto, cioè mi viene in mente un'idea, tipo vorrei parlare tanto di questo perché ne sento parlare poco, oppure non mi piace troppo come se ne parli, e poi è capace che anche per strada, camminando, oppure semplicemente ascoltando musica, mi viene in mente un motivetto, una nenia che può andare bene con quel concetto, e poi da lì viene costruito tutto quanto, poi il brano, cerco insomma di approcciarmi al brano a seconda della musica che mi piacerebbe per quel tema. E quindi a volte generalmente sono molto veloci le mie scritture, non ci impiego tanto a scrivere un pezzo, soprattutto se ho ispirazione. È proprio un'emozione, che butti su un foglio e su un pentagramma musicale. Esattamente. Senti, parliamo di social. I social sono importanti per la musica giovane, soprattutto. Assolutamente, assolutamente, perché comunque diciamo che adesso come adesso ci interfacciamo quasi esclusivamente con i social. Poi da quando c'è stata insomma la pandemia, ancora di più è diventato importante interagire tramite i social. È diventato un canale, diciamo, ufficiale e un canale veloce di scambio emotivo anche, Soprattutto di scambio emotivo è diventato. Se da un lato forse anche più semplice perché è più facile raggiungere tante persone, allo stesso tempo anche un po' più difficile canalizzare l'emozione, perché comunque quando canti dal vivo o hai la possibilità anche di esibirti davanti a delle persone, le persone sono in grado di interagire con te con l'emotività che tu esprimi. Tramite comunque il mondo virtuale è un po' più faticoso, il che ovviamente rende più soddisfacente quando ci si riesce, almeno io Vero, la vedo in vero, questa vero, vero. maniera. Verissimo, la penso anch'io come te, la penso anch'io. Senti, cosa ti aspetti dalla musica in generale, dal panorama musicale? Cosa vuoi dalla musica? Allora, è una domanda che paradossalmente mi ha un po' tartassato questi giorni, in questo periodo qua, e ti dirò che io vorrei tanto che la musica portasse sia leggerezza ma anche un pizzico di riflessione, nel senso che si sta andando molto verso una musica cotta e mangiata, cioè molto canzoni mordi e fuggi con ritornelli che entrano anche tanto in testa, però forse poi del concetto della canzone non ti rimane niente, o comunque ti rimane qualcosa che è di moda. A me piacerebbe più che ti lasci interdetto, ti lasci dei punti di domanda, ovviamente poi sempre supportati da una musica che piaccia, entra in testa, perché bisogna sempre cercare comunque un giusto compromesso fra ciò che è molto orecchiabile e ciò che è anche tanto originale. Però mi piace molto l'idea che, un po' come i libri, un po' come i film, mi piacciono un po' quei finali aperti, quelle canzoni che ti lasciano un po' perplesso. Anche a me, Quindi mi guarda. piacerebbe tanto che si vada in quella direzione. Sicuramente sì, sicuramente ci andremo con il tuo bel brano, ci andiamo. Senti, mi dici le tue pagine social, così veniamo anche a curiosare un po'. Su Instagram mi trovate come Daniel P Music. Su Facebook mi trovate ancora con il mio nome e cognome, Daniel Palmacci. A breve cambierò anche il nome su Facebook, ma verrete ovviamente aggiornati tramite anche Instagram.
e su YouTube mi trovate come Daniel P. Music. Allora Daniel, io ti dico grazie mille, è stato un grande piacere, non ci rimane che ascoltare il tuo bel brano. 25 gennaio. Ciao! Magari se avessi un po' da fare, dichiarerei che non ci son parole per restare a dare un senso a quello che è rimasto. Rimango coi pensieri affranto, al centro oppure fuori dal lago della bussola. Un cigno sopra Venere, l'amore che si complica. Posso chiedere cosa fare per stare bene e tenermi a te, e tenermi a te, e tenere i sogni sempre fuori dalla testa e le palpebre. La vita in un istante, un fiore sta per nascere. Posso chiedere cosa fare per stare bene e tenermi a te, e tenermi te, e tenere. Mi ricordo il regalo dato al compleanno, gli occhi sempre lucidi, 25 gennaio. Adesso vorrei solo una carezza ed un abbraccio, guardare insieme Jessica Fletcher sul 4. Magari se avessi un po' da fare, dichiarerei che non ci son parole per restare a dare un senso a quello che è rimasto. Rimango coi pensieri affranto, al centro oppure fuori dal lago della bussola. Un cigno sopra Venere, l'amore che si complica. Posso chiedere cosa fare per stare bene e tenermi a te, e tenermi te, e tenere i sogni sempre fuori dalla testa e le palpebre. La vita in un istante, un fiore sta per nascere. Posso chiedere cosa fare per stare bene e tenermi a te, e tenermi te, e tenere. Dovrei aspettare solo la metà di questa vita troppo rara, oppure stare fermo come aquile a mezz'aria. Se tra le cose che ci mancano, come le forme che poi cambiano, sembriamo idonei per andare avanti, ma siamo attori dietro questi palchi, le luci di mille teatri e dentro anime corsari pari, corsari pari. Magari se avessi un po' da fare, dichiarerei che non ci son parole per restare a dare un senso a quello che è rimasto. Rimango col pensiero affranto, al centro oppure fuori dal lago della bussola. Un cigno sopra Venere, l'amore che si complica. Posso chiedere cosa fare per stare bene e tenermi a te, e tenermi te, e tenere sogni sempre fuori dalla testa e le palpebre. La vita in un istante, un fiore sta per nascere. Posso chiedere cosa fare per stare bene e tenermi a te, e tenermi te, e tenere. Posso chiedere cosa fare per stare bene e tenermi a te, e tenermi te, e tenere.